Foda il mondo di giro. Ma che era sette? A che era un coro la tesi. Ah, mi son nasi. Ma chi va là? Chi è talmente esperta? Martina non rispose, ma scrollò le spalle. Ehi, dici, guarda che se fai la mula, metti via e torni in tre. Tornare indietro però era più presto detto che fatto. Un accidente alla montagna, all'là e alla campagna. Dopo un picchio e ripicchio di reciproci rinfacci, i coniugi si rapacificarono presto, perché in quella landa solitaria, così lontana dai rumori del mondo, i poveretti sentivano un gran bisogno di stringersi l'un l'altro. Lì ha bisogno di pensare che era superiore. Dunque, sentiero niente né da una parte né dall'altra, neanche per sogno che ficcarsi nella boscata, e meno ancora pensare ad arrampicarsi su quel gruppone sassoso che gli sbarrava la strada. Là, che è una scapiota! Esclamò Martina, avvitando il casolare di un'alpe che faceva capolino lontano sui greppi della montagna. Gaudenzio spinse l'occhio colassù e sorrise. Capì che per andare sino a quei culmini ci voleva una mezza giornata di cammino. Notò invece che più in basso del ciglione dove tenevano i piedi c'era come una striscia di sentiero battuto e cominciò a scavalcare le rocce franate per scendere fin là. Egli, tanto e tanto, se ne districava alla meglio, un po' aggrappandosi con mani e piedi, un po' sdrucciolando. Ma la povera Martina, con le sue sottane, arramacciava giù ogni cosa, impigliandosi così che più volte Gaudenzio la vide di sotto in su, con le braccia sui sassi e le vesti in terra. Entrambi sudati, sporchi e stracchi a morire. Che disenclafamento questa vita da giovane. Si ricomposero un poco, tirarono innanzi. E quando furono allo svolto del ciglione che gli sparava la strada, videro aprirsi una valletta, una piccola scodella verde solcata da una dolce scriminatura di sentiero. Se non altro, ecco una stradicciuola da galantuomo. Entrambi avevano una sete da crociati. Martina non ne poteva più, non nemmeno rifiutò di bere un rigagnoletto che scendeva giù bulicando nell'erba. Ma ne stessa, ma fa che te vende il brodo. Pochi passi più su fecero una scoperta che li ravvivò alla speranza. Proprio nel bel mezzo del sentiero c'erano le tracce sicure, irrefragabili, del passaggio di bestie bovine. E i Gibella contemplarono per un po' quei depositi, analizzandoli con gli occhi. Custe le roba fresca di barca. Dunque, o arte, o cascina, o casolare. Non potevano essere lontani. Dunque, andando indietro quei segni. Ma il possibile se era questo. La bestia andava in su o andava in giù. Da che parte era voltata quando metteva giù quei segni in strada facendo? Guardava il torrente o guardava la montagna? Gaudenzio si dichiarò incompetente a sciogliere il quesito. Guardò l'orologio. Giuravacco! Un'altra ora basita in un soffio. Mentre Sor Gaudenzio faceva i suoi studi topografici, ecco che dal fondo del sentiero svoltò un uomo. Una persona viva che i Gibella salutarono come un accanto. E già bravo! Su ma lontano dall'arte Gimelli! Il montanaro sorrise. Altro che lontani, erano fuori di strada. Bisognava tenere la sinistra del torrente invece di valicarlo. Se volevano andare all'Alpe, egli li accompagnava per un buon tratto e li avrebbe messi sulla via sicura. I Gibella si interrogarono occhiate e Gaudenzio, indovinando che ormai la moglie aveva rinunziato alla polentina, disse che preferiva essere rimesso sulla buona via per discendere a Ovio. Quel montanino aveva una faccia da galantuomo e di Gibella accettarono la sua compagnia con riconoscenza. E va, e non si arrivava mai in capo di quella strada di capre che li obbligava a marciare uno dietro l'altro. Il montanaro, che precedeva, filava dritto coi suoi garretti sicuri, ma i Gibella per tenerli dietro arrembarono, e non poco. E quando credettero di essere sul buono, ecco che la guida svoltava, abbandonava il sentiero per internarsi in certe gole petrose che mettevano spavento. E mai un'anima viva, non un cane, non uno stambugio durante una sgambettata di quasi un'ora. Gaudenzio, senza saper darsi una ragione, aveva l'idea fissa che la strada buona fosse a destra. E quell'altro invece svoltava sempre a sinistra. Bravo, è due giusti. Ed il montanaro sempre innanzi di alcuni passi. Rispondeva con un monosillabo o semplicemente affermando col capo. Strano. Prima colui pareva ben disposto alle chiacchiere,
ecco che adesso aveva perduto la parlantina. Non rispondeva neanche più e tirava inesorabilmente innanzi, sempre verso la sinistra, cioè in mezzo a certe gole avvallate nere come gola di lupo. Ma tu a destra, benedetta strada! Più in là, rispose la guida senza voltarsi. O fosse vero o fosse immaginazione, fatto sta che Gaudenzio trovò, nel tono della risposta, una secchezza inquietante e istintivamente si guardò intorno con diffidenza. Adesso erano proprio nel fondo di un burrone stretto che li incassava fra due gigantesche pareti di macigni. E Gaudenzio, senza sforzo, ricordò con una lucidità di malaugurio tutte le leggende di assassini perpetrati da malandrini appostati nelle gole delle montagne. Martina da un pezzo era andata più oltre nei sospetti e già spasimava nella paura che quel montanaro volesse tirarli in qualche quattro. Sor Gaudenzio, facendo uno sforzo di sorriso, ruppe l'angoscioso silenzio. Insomma, par proprio che da chi a sbalentare le nostre strade. La guida si voltò per assicurarli e Isabella si sbarattarono uno sguardo rapido, atterrito. Dio, che ceffo aveva colui, che occhio torvo, che aria di manigoldo! E poi, che cos'era quel pernoccolo che conzava sotto la zimarra? Un falcetto o una pistola? Ah, più nessun dubbio, sotto quei cenci di fustagno c'era un malfattore, armato fino ai denti. Gaudenzio sudava ghiaccio. Martina si soffermò alquanto con un pretesto dietro un masso e di fretta e furia si tolse gli orecchini la catena e l'orologio e abbarcò giù tutto nelle calze. Ogni movimento di quell'uomo confermava gli atroci sospetti. A momenti colui si sarebbe voltato con quella sua faccia da galeotto, con pistolo coltellaccio, li avrebbe presi per la gola ruggendo, con voce da caruso. Con la borsa, vai! Per la borsa, pazienza, pensava Gaudenzio. Gliel'avrebbe data anche subito, a semplice richiesta, con le buone, pur di evitare a lui e a Martina lo spavento di un'aggressione. Ma la sua pelle, lasciarla proprio là, in quella gola da lupo, ah Gesù Maria, purtroppo non c'era da sperare. Oh, perché mai avevano lasciato il loro bel paesello e la quiete della famiglia, difendersi, e come? Gaudenzio non ci pensava nemmeno, non aveva più fiato, era nelle mani di Dio. E poi colui li avrebbe subito ghermiti in quei salti, ferendoli sul colpo con quel coltellaccio da macellaio che aveva in saccoccia. Ah, la migliore, la più prudente, era quella di pigliarlo con le buone colui, andargli a versi e non irritarlo. Chissà, forse sarebbe abbastanza cristiano da contentarsi delle 200 lire circa che Gaudenzio aveva in tasca e dell'orologio. E se quei danari non bastavano, egli avrebbe fatto giuramento di spedirglieli degli altri con baglia postale, appena giunto a casa. Tutto, tutto, qualunque patto, qualunque sacrificio, ma quel coltellaccio nelle carni, quella lama gelida nella pancia, misericordia, misericordia! Ecco, adesso quell'assassino svoltava, trascinandosi dietro le sue vittime all'ultima tappa. Forse i suoi colleghi briganti erano là. Un fischio lungo, acuto, risuonò nel grembo della montagna e subito dopo un altro sibilo più in su. È finito! Ci siamo! Martina pallida, convulsa, stava per cadere in delirio, quando una voce allegra ruppe il silenzio della valle. Ehi, Cadino, sbrighiamoci! Per l'amore di tutti i santi! Gaudenzio riconobbe quella voce. Ma sì, era lui! Eccolo! Ecco il professor Augustini che sbucava da una macchia ed ecco il suo bel figliolino più in su che scendeva a precipizio per raggiungere il babbo. Gaudenzio non ebbe freno alla gioia e protendendo le braccia come naufrago che scorce una vela urlò: professore, professore, siamo qui, siamo noi! Oh, sia benedetto! La gioia, l'entusiasmo, la felicità di quei poveri Gibella sono cose indicibili. Eccolo, quel benedetto professore, proprio lui, con la sua faccia da evangelista. Martina, abbacinata dalla riconoscenza, vedeva addirittura l'aureola radiosa dei santi intorno a quella testa sudata e manco poco che non cadesse in ginocchioni. Gaudenzio usciva dalla pelle, corse su per l'erta sassosa, lesto come un daino, minacciando di scavezzarsi in uno sdrucciolone. E quando ebbe fra le sue la mano grossa, calda, fraterna del suo liberatore, si sentì dilatare il cuore aggruppato dallo sgomento. Eravamo perduti chi dentro! Oh, caro professore! Che sfogata! Che paura!